Ciao a tutti, io sono Fedro, questo è eTrip. Io e le mie occhiaie oggi andiamo a provare a fare i gnocchi. Sono i miei primi gnocchi in assoluto, non so che cosa salterà fuori. Come praticamente tutte le altre ricette, anche questa di Alessandra, vi lascio in descrizione il suo Instagram. Partiamo. Partiamo dagli ingredienti, quindi 1 chilo di patate, la nostra solita e amata farina senza glutine, 300 grammi, e 300 grammi di parmigiano reggiano. Poi ci sono loro che servono per tenere aperte le finestre. Per prima cosa apriamo le patate. Pentola, acqua e le mettiamo a bollire con la buccia. Trucco per vedere se, ecco, non vengono su, quindi vuol dire che sono pesanti, non che sono cotte, sono ancora dure come un sasso. Ok, ora sono giuste veramente. Prendiamo una bella ciotola capiente. Era un po' che volevo dire questa parola, capiente. Il nostro amico schiacciapatate. In questo modo la buccia rimarrà all'interno dello schiacciapatate e nella ciotola avrete solo le patate. Poi un po' di buccia ci è andata lo stesso, ma noi ce ne sbattiamo le p***e. Lo copriamo e lo mettiamo un po' in frigo che si raffreddi e ci vediamo più tardi. Ritiriamo fuori le nostre patate e proviamo a fare l'impasto. 300 grammi di farina e i 300 grammi di parmigiano. Impastiamo. A questo punto, da questo impasto, lo so, è venuto molto brutto, ma siamo abituati. Dovrei riuscire a fare degli sfiloncini, non lo so, adesso vedo cosa salta fuori. Farina. Poi dall'impasto io faccio delle piccole palline di questo tipo. E poi scrivo a Alessandra perché mi si rompono tutti, non so perché, non sta insieme. Aiuto! Mi sta dicendo che l'impasto in teoria è perfetto. Mi ha detto di provare a rimpastarlo per bene dentro la ciotola. Ora provo, vedo cosa succede. L'ho semplicemente rimpastata, come mi ha detto lei, e ho levato la farina dal tagliere. Vediamo ora cosa succede. Non sono di certo i gnocchi più belli del mondo, ma sono i miei primi gnocchi. Dai! Sono stravolto. Scolo! Il sapore è meglio dell'aspetto. Devo migliorare qualcosa, però erano i miei primi gnocchi, dai, non ci va bene, dai. Spero che il video vi sia piaciuto, rifateli a casa, poi magari me li fate vedere, sicuramente verranno meglio a voi che a me. Attivate la campanella per ricevere le notifiche per i prossimi video, cliccate mi piace, condividete, solite cose, ciao.